Io vi do conto subito di due saluti, o anzi lo farò dopo perché abbiamo alcune urgenze. Noi abbiamo prima di tutto, e ci fa piacere che sia con noi, il senatore Micheloni, il presidente del Comitato per le questioni italiane all'ex parlamentare, al quale darei la parola per il suo saluto, al quale seguirà quello di Mario Caruso, deputato invece alla Camera, che ha votazioni più tardi e quindi sono quelli che dovremo risolvere più velocemente per poi continuare i nostri lavori. Quindi Micheloni, grazie per essere voluto essere qui con noi. Buonasera, sono io a ringraziare e voglio precisare che non è un intervento semplice il mio, a titolo personale. Io non sono qui solo perché presidente del Comitato per le questioni italiane all'estero, ma sarei stato presente comunque a titolo personale per i rapporti e per tutto ciò che Mirko mi ha insegnato. Siamo di famiglie politiche totalmente opposte, Mirko ed io. Questo mi ha gratificato di innumerevoli schiaffetti dietro la testa ogni volta che mi incontrava. Devo dire che questi colpetti mi mancano adesso quando si va al CGE, perché c'era qualcosa che ci legava, che ci accomunava. Mirko ha dato agli italiani all'estero quello che pochi hanno dato del mondo politico italiano. E già, come ho detto, è stato sempre all'opposizione. Questo è uno degli elementi più importanti. Lui ha dato agli italiani all'estero tutto il suo impegno, tutta la sua capacità, tutto il suo affetto, quando nessuno in Italia poteva immaginare che un giorno sarebbe diventato ministro degli italiani nel mondo. Dunque il senso della politica come servizio, il senso della politica ideale, ci ha dato una lezione magistrale nella sua vita su questo punto. E io questa sera, permettetemi di non fare un discorso politico, anche perché mi diceva: tu di politica non capisci niente, e probabilmente aveva ragione, ma di parlare da Claudio, che si sente questa sera un po' come un ragazzo che torna in famiglia non molto orgoglioso del suo operato nei confronti della famiglia e del padre, perché dobbiamo prendere atto che noi in questi 10 anni di presenza, sono adesso 10 anni e qualche giorno che sono qui in Senato, dalla prima elezione nel collegio estero, devo prendere atto che abbiamo vissuto i 10 peggiori anni per gli italiani all'estero e i 18 parlamentari. Dobbiamo riconoscere, so bene che quando lo dico faccio arrabbiare i miei colleghi, le mie colleghe, ma dobbiamo riconoscere che noi abbiamo fallito. Non abbiamo fallito sugli emendamenti, non abbiamo fallito sulla difesa dei soldi per le scuole, eccetera, perché lì in una situazione di crisi credo che abbiamo fatto il possibile. Noi abbiamo fallito perché da quando ci ha lasciato Mirko non c'è stato più nessuno capace di mantenere al centro dell'attenzione politica la realtà degli italiani nel mondo. Questo è il nostro vero fallimento. Noi in questo non siamo degli eredi degni della sua dimensione, del lavoro che lui ha fatto. E lui questo pericolo non possiamo neanche dire che non l'aveva visto. Quante volte ci ha detto: state attenti, chi di voi verrà in Parlamento, non potete comportarvi come gli altri parlamentari, voi sarete un'altra cosa. E invece siamo arrivati qui e ognuno, ben inquadrato nella sua famiglia partitica, la parola politica mi sembra offensiva per la politica utilizzarla in questo caso,
ben inquadrati nella famiglia partitica, ci siamo comportati come gli altri. E quando tentiamo di parlare delle nostre comunità in modo diverso, siamo guardati come dei marziani. Allora un momento come questo per me è importante, perché ci fa veramente, a me serve a riflettere, a fare il punto sul passato. E avete fatto bene a farlo nella settimana di insediamento del nuovo CGE. Ieri ho partecipato qualche ora a quell'assemblea e mi è venuto un dubbio terribile a me. Cioè, ho l'impressione che la lunga agonia dell'ultimo CGE sia in effetti l'annuncio della morte del nuovo, e questo è molto preoccupante. C'è un atteggiamento dell'amministrazione e della politica nei confronti di questo Consiglio Generale che io ho detto offensivo, aggiungerei umiliante. Con Mirko vivo questo non sarebbe stato possibile. Non sarebbe stato possibile. Come non ricordare anche Bruno in questo momento, forse anche la perdita di Bruno ha fatto che questa esperienza parlamentare sia andata in questa direzione e abbiamo prodotto personaggi da cabaret più che politici. Penso anche a un altro uomo, perché era lui della mia famiglia politica, mio padre politico, l'onorevole Gigetto Sandirocco, abruzzese. Anche lui nella parte opposta della politica, si scontravano magnificamente sulla politica italiana, ma quando tutti e due si occupavano delle comunità italiane all'estero non c'era più alcuna divisione. Anche lui ci ha lasciato. Siamo un po' orfani di queste personalità, di uomini di quella dimensione che facevano politica per i loro ideali. E gli ideali vanno rispettati, non giudicati, secondo il mio modesto parere. Oggi viviamo un altro mondo, oggi si fa politica con i Twitter, con Facebook, con i comunicati, possibilmente 3 al giorno. Poi quello che di reale si fa e si affronta è molto, molto diverso. Queste cose da dire, ma forse sono troppe personali fuori posto e vi farei perdere tempo. Voglio solo ringraziarvi per aver organizzato questo convegno. Voglio anche ringraziare il Comitato Tricolore nel mondo, perché in questa settimana hanno dimostrato loro di essere i degni eredi di Mirko, che come vi siete comportati nelle elezioni delle cariche nel Consiglio Generale non è stato capito da tutti e dunque non apprezzato, ma chi ha guardato dall'esterno e chi ha guardato con sensibilità, questo non può che apprezzare il contributo che avete dato a questo momento difficile senza raccogliere i giusti risultati, i giusti frutti. Però cerchiamo di essere vigili, cerchiamo di non far morire questo moribonde, e questo dobbiamo cercare di farlo insieme, al di là delle nostre divisioni. Con molto più modestia, con Aldo qui cerchiamo di lavorare insieme, cerchiamo di trovare, senza grandi sforzi devo dire, di trovare intese, di affrontare insieme i problemi qui, cerchiamo di portare anche questa volontà di collaborazione dentro il Consiglio Generale, perché se no saremo alla fine di un pezzo di storia, e se questa fine dovesse arrivare, vedo qui il direttore Magliano, che dillo ai tuoi amici che informino il popolo italiano, chi ci rimetterà non saremo noi, sarà il popolo italiano. Se si cancella realmente i rapporti con gli italiani all'estero, i veri perdenti saranno gli italiani e l'Italia. Perché noi ci ostiniamo e i nostri figli, i nostri nipoti si ostinano a restare.
restare italiani, ad amare queste nostre radici, questi nostri valori, malgrado le istituzioni italiane e malgrado l'Italia. Speriamo che non si stanchino, speriamo per l'Italia che i nostri figli non si stanchino, perché i nostri figli non hanno più bisogno dell'Italia, i nostri figli fanno politica, economia e avviano le loro vite in tanti altri paesi del mondo e hanno solo da dare all'Italia, come hanno avuto da dare i nostri genitori o i nostri nonni di prima immigrazione. Scusatemi se non ho fatto un discorso articolato, ma ci ho provato, ma non è possibile per me prendere appunti in un momento dove si parla di Mirko. Grazie, buonasera.